Bentrovati, ecco qui che vi parlo delle ultime letture fatte, sono un po' impolverate, e sono tre cartacee e due audiolibri, di cui una saga. E, vabbè, come al solito io ci metto una vita per fare questi video, ma non importa, l'importante poi che li faccio. Vabbè, bando alle ciance e iniziamo subito. Libro che compro in un autogrill è un libro che trovo a un prezzo irrisorio. Mi piace la copertina, me ne innamoro e niente, lo acquisto. Sono passati veramente tanti anni da quando l'ho acquistato. E si tratta di Paris la Nuit di Valéry Tassi. Valéry Tassi è famosa per le sue opere incentrate sull'amore e la sessualità. Questo libro ci trasporta nella vibrante città di Parigi, offrendo una prospettiva affascinante sulla vita notturna e svelando i misteri nascosti tra le sue strade. La trama segue la protagonista Valérie, una giovane donna che si trasferisce a Parigi per frequentare l'Istituto di Lingue Orientali. Durante le sue passeggiate notturne nella città, Valérie incontra una serie di personalità intriganti, ognuno con la propria storia da raccontare. In particolare si imbatte in Pippo, un tassista enigmatico che la introduce al lato oscuro e sessuale di Parigi. Valérie si trova ad affrontare la sessualità, il desiderio e la ricerca di equilibrio tra la propria libertà personale e l'amore per gli altri. L'autrice non esita a esplorare tali argomenti in profondità, offrendo al lettore uno sguardo intimo e coinvolgente. Ciò che rende questo libro davvero affascinante è lo stile di scrittura, evocativo e descrittivo, della Tasso, che cattura profondamente l'atmosfera magica e seducente di Parigi di notte. Attraverso le sue parole, i lettori possono immergersi nelle strade acciottolate, respirare l'aria dei caffè affollati e assaporare il fascino e l'eleganza della città. Uno degli aspetti più interessanti del romanzo è la capacità dell'autrice di giocare con le aspettative del lettore, conducendolo attraverso una serie di colpi di scena imprevedibili che mantengono il ritmo della storia vivace e alimentano la curiosità del lettore fino all'ultima pagina. Paris la Nuit viene presentato come un racconto autobiografico che si legge come un romanzo. Le pagine di questo libro offrono un resoconto appassionato e coinvolgente delle esperienze di Valérie, che potrebbero non essere adatte al lettore di una mentalità puritana o particolarmente sensibili. Tasso si impegna a fornire una rappresentazione franca e onesta delle sue esperienze, affermando che non ha inventato nulla di ciò che racconta. In questo libro sicuramente si esplora il dualismo di Parigi. Da un lato la Parigi prostituita, osservata dagli occhi invadenti dei turisti, e dall'altro la Parigi dalle tentazioni, un lato nascosto che non compare nelle guide turistiche convenzionali. Durante le notti la città si trasforma, rapendo, corrompendo e seducendo senza inibizioni. In queste ore notturne ogni desiderio e perversione diventano accessibili e Valérie si abbandona registrando tutte le sue esperienze di desiderio e di passione. Paris la Nuit è un diario di scoperta che sfida le categorie, le definizioni e le regole convenzionali dell'esperienza sessuale. L'autrice invita i lettori a mettere alla prova la propria identità ed abbracciare il coraggio di esplorare nuove sfaccettature di se stessi. Un libro carino, a me è piaciuto, devo dire. E ora passiamo a Borgo Sud di Donatella Pierantonio. È un'opera letteraria che ammalia i lettori con la sua prosa minimale, ma efficiente e profonda nell'esplorare l'emozione dell'essere umano. Donatella Pierantonio ci trasporta nel cuore di una famiglia in lotta con le dinamiche interne, offrendo una visione penetrante della complessità umana. Borgo Sud è un
quartiere di Pescara, dove le vite di una serie di personaggi si intrecciano e si sovrappongono, offrendo uno spaccato intimo e coinvolgente della vita quotidiana in un contesto urbano e sociale molto specifico. Il libro narra il percorso della protagonista attraverso i ricordi e le emozioni vissute nel corso degli anni, mentre affronta il viaggio di ritorno a casa, dove un evento tragico la richiama, svelando l'impatto profondo che ha sulla sua vita. L'aspetto notevole di questo romanzo è la caratterizzazione dei personaggi. Di Pietro Antonio riesce a creare figure realistiche e tridimensionali, ognuno con le sue peculiarità e fragilità. La protagonista affronta diverse sfide e difficoltà nella sua vita, inclusa la perdita della madre, la relazione complicata con il padre autoritario e la fine del suo matrimonio. Nonostante il rapporto difficile con il padre, nutre la speranza di riconciliarsi con la madre, specialmente durante le cure dedicate alla sua malattia. La relazione con Adriana, sua sorella, è altrettanto complicata ma profonda, in quanto entrambi sono uniti dalla solitudine e dall'abbandono familiare, diventando una fonte di reciproco sostegno. La loro storia è caratterizzata da amori infelici e dall'incapacità di confidarsi completamente. Tuttavia, è proprio la morte della madre a segnare una separazione definitiva tra le due sorelle, un momento di addio alle ragazze che una volta erano. Il romanzo esplora la complicità delle dinamiche familiari, l'amore materno e le aspettative sociali che spesso soffocano l'individualità dei singoli membri. La trama di Borgo Sud è intrecciata con una maestria, con flashback che svelano gradualmente i segreti e gli eventi che hanno plasmato la comunità e le vite dei suoi abitanti. L'autrice gestisce abilmente il ritmo narrativo, alternando momenti di tensione emotiva a passaggi più riflessivi. Questo mantiene l'interesse del lettore costantemente alto, spingendolo ad avanzare nella lettura per scoprire cosa accadrà poi successivamente. Io credo che con una prosa sensibile, Donatella di Pietrantonio offra un'opera di grande intensità emotiva e riflessione che certamente lascerà un'impronta nel cuore come lo ha lasciato a me personalmente. E ora vi voglio parlare di una piccola perla di letteratura ritrovata in una bancarella dello Sato. Nell'ultimo anno i miei acquisti libreschi sono esclusivamente dall'usato e devo ammettere che provo un piacere incredibile nel leggere un libro che ha abitato altre case ed è stato accarezzato da altre mani. Inevitabile è il fantasticare poi sui sentimenti provati dal precedente lettore, un piacere di gran pregio, devo dire. Fatto sta che tra le ultime bancarelle ho scovato un bellissimo novembre, una piccola perla di Ercole Paz. Giornalista, autore teatrale, sceneggiatore, romanziere, catanese, che ammetto di non conoscere. Sinceramente lo acquisto perché mi innamora la copertina pacata del libro, perlomeno l'edizione dei grandi tascabili Bompiano da me scovato. Un bellissimo novembre è un racconto lungo, dove il protagonista, un ragazzo poco più che adolescente, si interroga sulle relazioni tra uomo e donna. Già partendo dal rapporto che c'è tra l'uomo che chiama zio Concetto e la madre rimasta vedova in giovane età. Prosegue poi nella casa di campagna di zio Alfio, dove era usanza ritrovarsi per le vacanze con tutti i familiari e amici. Patti, sin dalle prime pagine, entra direttamente nel tema, l'inibizione del giovane protagonista alla sessualità e alle gioie dell'amore fisico da parte di Cettina, zia del giovane Nino. L'autore riesce con parole semplici a descrivere scene di incredibile precisione. È talmente perfetta che sembra quasi di essere presente nel palcoscenico, del racconto. Attraverso le descrizioni dell'autore si riesce a sentire gli odori e i sapori dei luoghi raccontati, ma soprattutto si avverte sulla pelle i moti d'animo, che i personaggi vivono. Infatti è molto intrigante come l'autore mostra i tratti psicologici di Cettina, che nonostante
Ci sono momenti in cui Laura, in senso di colpa verso la fragilità del nipote, non riesce a stare lontana dal sentirsi desiderata dagli uomini, appagando i propri sensi con strategie per sfuggire agli occhi attenti di Nino e l'angoscia di quest'ultimo nella paura di perdere quell'amore che crede puro e veritiero. Nino, oltre alla crescente passione e alla scoperta del sesso, assaggerà anche il fiele della gelosia, rendendolo fragile e senza corazza nel momento in cui capirà che la zia intreccia un'altra relazione extraconiugale con un uomo troppo grande per potervi competere. Tutto ciò lo porterà alla distruzione. Un bellissimo novembre è un concentrato di sensualità che non si smorza mai, nemmeno quando l'autore descrive luoghi e altre situazioni. La semplicità e la limpidezza della narrazione è talmente perfetta che sembra scritto di getto da un adolescente innocente, senza essere stato contaminato né dal tempo né dalle delusioni che la vita spesso ti obbliga. Un racconto questo che lascia le porte aperte all'immaginazione del lettore, consentendogli di metterci molto del suo, soprattutto nel finale dove la disgrazia è inevitabile. Quello di Ercole Patti è una piccola perla ritrovata che io consiglio vivamente a tutti. E ora parliamo di due audiolibri. Il primo è La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante. Che narra la storia di Giovanna, una ragazza di 13 anni che vive a Napoli. Il libro si apre con una frase memorabile. 2 anni prima di andar via di casa, mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. Questa frase diventa il punto di partenza per un viaggio scoperto personale e di autoaffermazione per la protagonista. La trama si sviluppa intorno alla vita di Giovanna che si trova a confrontarsi con il dolore e la confusione derivanti dalle bugie degli adulti che la circondano. Il rapporto con il padre, una figura autoritaria e problematica, è messo in discussione quando scopre che il suo volto è stato paragonato al volto di una zia sconosciuta, Vittoria, che vive in un quartiere popolare di Napoli. Questa scoperta la spinge a cercare Vittoria ed a immergersi nella sua vita. Attraverso il viaggio di Giovanna, il lettore viene trasportato in una Napoli vibrante e vivace, descritta in modo magistrale. La città diventa un personaggio a sé stante, con le sue contraddizioni, la sua bellezza e la sua complessità sociale. L'autrice riesce a catturare l'essenza di Napoli, rendendo il contesto un elemento fondamentale per la comprensione della storia. La scrittura di Elena Ferrante è energica e trascinante. I personaggi sono profondamente umani, con tutte le loro debolezze e contraddizioni. Giovanna è una protagonista complessa che si sforza di trovare la sua identità in un mondo di menzogne e segreti. Il suo percorso di crescita è affascinante da seguire, poiché cerca di affrontare i confini familiari e di trovare la sua voce in una società che sembra costantemente illuderla. La vita bugiarda degli adulti è un romanzo che si addentra nelle sfumature dell'adolescenza, dell'identità e delle relazioni familiari, con una protagonista nella quale sicuramente potremmo riconoscerci, che è sempre alla ricerca della verità. Ferrante affronta questi temi in modo profondo e incisivo, mettendo in luce la complessità e le fragilità dell'essere umano. È un libro che cattura l'attenzione del lettore fin dalle prime pagine. L'autrice dimostra ancora una volta di essere una maestra nel raccontare storie di vita vera ed è sicuramente questa sua naturalezza nel narrare la vita che a me affascina. Devo dire che i libri della Ferrante mi piacciono. Veniamo, vi voglio parlare di una saga che sì, mi è piaciuta, ma con qualche riserva. Insomma, gli ultimi, probabilmente l'ultimo libro, boh, un po' così. E si tratta di La saga dei Cazalet. È una serie di 5 romanzi, Gli anni della leggerezza, Il tempo dell'attesa, Confusione, Allontanarsi e tutto cambia, scritta da Elisabeth Jean Howard.
Questi libri sono ambientati tra il 1937 e il 1956 e si concentrano sulla vita della famiglia Cazalet, una ricca famiglia inglese composta da tre generazioni. Mentre il mondo esterno si avvicina sempre più alla guerra, i Cazalet si trovano a combattere le proprie battaglie personali e a fronteggiare i cambiamenti che avvengono nella loro vita. Nel primo romanzo, Gli anni della leggerezza, l'autrice introduce i personaggi principali e fa conoscere i membri della famiglia. Gli uomini gestiscono un'importante impresa di legnami e le mogli e i loro figli rappresentano le diverse generazioni che si muovono all'interno della trama. Con abilità narrativa, l'autrice ci immerge nella vita quotidiana dei Cazalet, mostrandoci il modo in cui la guerra incombe minacciosa sulle loro esistenze. Poi, nel secondo romanzo, Il tempo dell'attesa, la guerra ormai iniziata, i Cazalet sono costretti a confrontarsi con i cambiamenti che essa comporta. I giovani membri della famiglia si trovano coinvolti nei sconvolgimenti del conflitto, mentre i più anziani lottano per mantenere la stabilità e proteggere i propri cari. La narrazione accurata e dettagliata di Howard fa vivere le emozioni e le difficoltà che i personaggi devono affrontare, dando alla storia un realismo toccante. In confusione, la guerra è nel pieno del suo svolgimento. La vita di Cazalet è stata irrimediabilmente sconvolta e l'autrice qui esplora le conseguenze emotive e psicologiche che la guerra ha sulle vite dei personaggi. La storia si concentra anche sui legami amorosi che si sviluppano tra i personaggi, esplorando temi come l'amore proibito, le relazioni segrete, dandoci un momento di intenso pathos. Devo dire che Confusione probabilmente è il libro che mi è piaciuto di più. Poi, in Allontanarsi, assistiamo alla ricostruzione post-bellica dei Cazalet. Il tempo ha portato cambiamenti significativi nelle loro vite, ma i segreti e le tensioni non sono del tutto svaniti. La trama si approfondisce ulteriormente, esplorando tematiche come il femminismo emergente, l'omosessualità repressa e le dinamiche familiari complesse. L'autrice continua a stupire con il suo stile narrativo, che è pur sempre fluido e coinvolgente, creando un legame profondo tra il lettore e i personaggi. Nell'ultimo romanzo, Tutto cambia, porta a una conclusione, appagante per molti della saga di Cazalet. La storia si sviluppa negli anni successivi alla guerra, con i Cazalet che cercano di adattarsi a un mondo in continua evoluzione. Nuove generazioni entrano in scena, mentre i personaggi più anziani cercano di fare i conti con il loro passato, guardando però al futuro. Howard riesce a raccontare il fluire del tempo e l'evoluzione delle relazioni familiari, la guerra e ciò che ha provocato sulla società inglese, portando a cambiamenti sociali e culturali duraturi. La saga dei Cazalet rappresenta la vita prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale in modo realistico e dettagliato, inclusi i razionamenti alimentari, il razionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, la ripartizione delle case distrutte dai bombardamenti e l'organizzazione dei rifugi antiaerei, offrendo ai lettori un'immagine vivida delle difficoltà e delle sfide che le persone affrontano durante quel periodo storico. Molte donne hanno dovuto assumere ruoli tradizionalmente riservati agli uomini, come lavorare in fabbrica o servire nell'esercito. La saga di Cazalet rappresenta questa trasformazione sociale, mostrando le donne che cercano di trovare un equilibrio tra il loro ruolo tradizionale di moglie e di madre e il loro nuovo ruolo nella società. L'autrice descrive anche l'esperienza dei soldati inglesi durante la guerra, mostrando l'addestramento, le esperienze sul campo di battaglia e il ritorno a casa dopo la guerra. Elizabeth Jane Howard racconta la storia dei Cazalet con una scrittura sicuramente elegante e precisa, capace
Capace di creare personaggi credibili, la narrazione alterna momenti di leggerezza e spensieratezza a momenti di profonda introspezione, mostrando la natura umana e le contraddizioni che ne caratterizzano le relazioni. Uno degli aspetti più interessanti della saga è il modo in cui l'autrice riesce a dare voce a personaggi di età e sesso diversi, offrendo al lettore un'ampia gamma di punti di vista. In particolare, le figure femminili sono tratteggiate con grande sensibilità e attenzione, mettendo in luce la condizione delle donne dell'epoca e le difficoltà che incontrano nel cercare di affermarsi in un mondo dominato dagli uomini. Elizabeth Jane Howard ci regala un'opera che affascina e tocca il cuore, lasciando sicuramente un'impronta duratura nella mente dei lettori. E con questi cinque nuovi titoli, anche per oggi abbiamo finito. Spero che trovate questo video di vostro interesse. Mi farebbe piacere avere un confronto con un commento, magari dirmi se avete letto qualcuno di questi libri e consigliarmene altri, perché sono veramente in un momento in cui la lettura è importante per me, quindi sono in un momento in cui sto leggendo veramente tanto e trovare piccole perle, come in questo caso, ritorno a un bellissimo novembre. Ma poi, insomma, in questa carrellata, bene o male, ho apprezzato tutte e cinque le letture. Mi farebbe tanto piacere comunque trovare altre letture interessanti. Vi auguro un buon proseguo, ci riascoltiamo al prossimo video, un pensiero di luce a tutti voi. Alla prossima!